pieno per quello che è veramente un evento, cioè studio pieno per quello che è veramente un evento, cioè stiamo parlando di uno dei gruppi più importanti che la storia della musica inglese abbia sfornato, anzi scozzese, è un gruppo spostorico che sta per venire in Italia. Infatti sarà il 30 maggio a Pesaro, il 31 a Trieste, il 1 giugno a Biella, il 2 giugno a Milano, cioè sta per andare, è già in Italia qui ad Elp, però verrà a fare la tournée il 10 giugno a Napoli, il 12 a Pescara, il 13 a Bassano e il 14 in un concerto gratuito in Piazza Maggiore Bologna. Però nel frattempo noi li abbiamo qui sul palco di Elp, dall'album che da, prende il titolo da una città italiana, cioè la città di Napoli, Neapolis, quindi da Neapolis, War Babies, Simple Minds. Thank you.
War Babies, dall'album Neapolis, Simple Minds, che tornano in Italia dopo tanto tempo. It's your comeback in Italy after so many years. Well, we didn't go away, we were just on holiday in Sicily. Non sono andati via, dicevamo, soltanto in vacanza e in Sicilia. I Simple Minds sono molto legati all'Italia. Forse i primi successi grossi li hanno proprio avuti qui in Italia. Ricordo che nel 1986 a Bologna raccontava come il vedere il Palasport pieno fosse stato il primo impatto col grande successo. You are connected to Italy. I remember, for example, in 1986 you told me that in Bologna you had the first impression of a lot of people in Palasport. That's true. That was our first stadium gig, and it was our first. Well, we toured once with Peter Gabriel, and it didn't go so well for us. But that was the first time we came, and we were treated like stars. And ever since then, we've had a great, you know, relationship with the Italian public. Loro avevano avuto prima una tournée con Peter Gabriel, ma non era andato molto bene. Invece qui, in quell'occasione, è stata la prima volta che dice, ci siamo trovati a essere trattati come delle star, e quindi da allora con l'Italia abbiamo sempre avuto un buon rapporto. But why Italy gave you such huge success? Why Italy first was the first country? Ask them. Perché? Perché gli avete dato? Perché i Simple Minds piacciono così tanto in Italia? Beh, io credo perché siano un gruppo meraviglioso, fanno della musica eccezionale, con un ritmo che va sempre, ed è quello poi il ritmo che fa di una musica e di una star, appunto, la personalità e il successo che poi durano, diciamo. Tu quanti anni hai? Io 20. Allora tu sei piccolissima, quando loro avevano i primi successi eri proprio... Io ancora non ero nata, però forse nell'aria, avevo il ciotto in bocca e sentivo, insomma, nell'aria il successo di questa star. E voi? Oddio. Io 26. Ti piace? Sono bravissimi, sono bellissimi, sono tutto. Che bellissimi. Guardate, vi dico subito che Jim non capisce l'italiano, ma Charlie capisce l'italiano benissimo, hai capito? Perché Charlie ha vissuto in Italia. Sì, ma una volta, ma non adesso. Ma... Non adesso. Beh, peccato, ma... Ha avuto una ragazza italiana, è stato in Italia circa 8 anni, un po' tra Roma. No, non ero 8 anni, ma... Ero 8 anni, ma ogni mese sono venuto, ma non... Not for sempre. No. She said that she was very young when you started your success, but she said, yeah. Anche lui dice, anche lui. And she said, maybe I was so young, but I had in the air this music, and now she appreciates a lot. Now she's the right age. Adesso sei all'età giusta. You have just done War Babies. Why War Babies? Because you don't have the lyrics in your album. Yes. Why? Why first you don't have the lyrics? Well, I mean, the words are designed to fit inside the music. They're not poetry and they're not, you know, stories. They're designed to go with the music, so to take them outside. But for anyone who's really, really interested, soon if you go to simpleminds.com... You know, lyrics, if you're really interested, they will be there. Yeah. Allora, ho chiesto come mai la prima cosa non ci sono le parole nel disco Neapolis. Lui ha detto le parole sono state disegnate per stare insieme alla musica, non per essere estrapolate e messe fuori. Dice, ma per quelli che sono veramente interessati alle parole dei Simple Minds, vanno nel sito dei Simple Minds. Qual è il sito dei Simple Minds? Me lo fai vedere, Monica, il sito dei Simple Minds? Eccolo qua. Questo è il sito dei Simple Minds, che è www.simpleminds.com. Ecco, questo è il sito dei Simple Minds. Quindi entrate nel sito lì e ci sono tutte i testi delle loro canzoni. Yes, but why War Babies? Well, it was in the melody it sounded quite a sad melody in a way, and it's not the war between countries or states. It's more the war of human emotion or emotional conflict.
and I think it's quite a bittersweet melody. And why the meaning of life? Allora gli ho chiesto perché War Babies, che vuol dire bambini della guerra, e lui ha detto era una melodia molto triste e c'era dentro questa cosa. Non è una guerra tra le nazioni, ma è un conflitto di emozionalità, di fatti emotivi umani. E poi dice perché? Perché? Qual è il significato della vita? And now you have... She's the river. She's the river. Yes. From previous album. From the previous album, yes, you're right. Good news from the next world. And good news. Shall we have good news from next world? I hope so. I think you have to be positive. Yeah. Do you see hope? I think we do. I think to be artists, you have to feel. I think you have to be born with some sense of something else. And if you have an art, whether it's music or painting or poetry, I think you can transcend. And that comes out in the art. Allora gli ho chiesto il brano che adesso fanno è tratto dal precedente album che è significa buone notizie dal prossimo mondo. Allora gli ho chiesto se c'è speranza, lui dice sì, dice devi essere positivo, se sei un artista devi credere in qualcos'altro, sia che tu sia un faccia musica, sia che tu dipinga, eccetera. Quindi devi credere in qualcos'altro, devi andare oltre a quello che è. E adesso ci sentiamo i Simple Minds. Yeah.
Mines, Chaser River. Jim, can you come here? I Simple Minds, incredibile. I Simple Minds hanno Gianfranco Valentini è venuto a dirmi mentre stavano suonando, Gianfranco Valentini li porta in Italia per il tour. Vieni qua un attimo. Ha detto dal vivo rimangono sempre una delle migliori band. Sì, sono stato un loro fan prima di fare il promoter, quindi sì. Dopo sono diventato un promoter, quindi sono ancora più contento. He said that live you remain one of the best bands live ever. Well, that's, I think we are a live band first and foremost, and that's where we spend most of our time. We grew up on the stage. We're freaks. Dice che noi siamo essenzialmente una band dal vivo, abbiamo passato la maggior parte del nostro tempo suonando, dice, siamo dei freaks, cioè freaks sono un po' gli hippie, un po' quelli che se ne vanno in giro. How many gigs did you play? I can't tell you, but I know, you know, one of the, what I like about the whole website, there's a lot of unofficial websites. Yeah. Fans do their own, and it's great, and one of them in particular has just about every concert we've ever played, but unfortunately it doesn't give the number, so I've never had the chance to check it out, but more than James Brown. More than James Brown? I think so. Allora ha detto che in internet ci sono molti siti non ufficiali dei Simple Minds, che a lui piace molto il fatto che ci siano questi siti non ufficiali, e in uno di questi siti non ufficiali sui Simple Minds ci sono tutti i concerti che loro hanno suonato. Dice sfortunatamente non c'è il numero, per noi abbiamo suonato più concerti di James Brown. Io guardando, recuperando i loro dischi, sono rimasto stupito perché non c'è mai la loro foto in copertina. Ci sono sempre delle copertine con dei paesaggi, con delle altre storie, degli scudi, delle croci, dei cuori, ma mai la loro faccia in copertina, tranne in questo, che è appunto in Neapolis. Looking back the your history, I never found your faces on the cover. Why? You don't like your face. Would you put your face on? No, I think initially, you know, we wanted the music to be the main thing. I shouldn't say initially, we still do, but it was more the atmosphere than the cult of personality. But I suppose once we started to play live, then the personalities became much more the thing. All'inizio loro volevano mettere in risalto la musica più che la personalità. Poi quando hanno cominciato a suonare dal vivo, allora lì è cominciato a uscire fuori la personalità, quindi loro non volevano un culto della personalità. All'inizio ho detto, gli ho chiesto perché non avete messo le vostre facce, lui ha detto, cioè, è presente la faccia che ho, allora gli ho chiesto, non ti piace la tua faccia? Dice, tu metteresti la tua. Comunque, questo è, this was the first record, your first album. Yes, 1979. Nel 1979. This, just at the time of the Roman Empire. Ai tempi dell'impero romano, ho detto. And this is a landscape. Is it a Scotland landscape? I believe it is, yes. It was a friend. It was a girlfriend of a friend who did the artwork. And by the time she came up with the idea, I don't think we were so keen, but because it was the friend's girlfriend, we were too afraid to say, so... Allora, questa l'ha fatta la ragazza di un loro amico, allora non gli piaceva molto, però ha detto, ma siccome era la ragazza dell'amico, eravamo amici, allora abbiamo accettato la copertina. Yes. Here you didn't have any questo album qui è ancora peggio. It's even worse, this one. Fantastic. Fantastic. It's a sort of blue concept. It was all about blue. It's azzurri, no? Yeah, azzurro. È un, questo ancora dice fantastico. Qui non c'era neanche più l'amica. Qui dice fantastico. Just... No, this, believe it or not, this was all the fashion. I mean, bands like Joy Division, yeah, Orchestra Manoeuvres in the Dark, the magazine, all coming. I think most of them, Manchester, Liverpool. Yeah. And this was the kind of... attitude. Yes.
Questa era la moda del periodo, dice, ci puoi credere o no, gruppi come i Joy Division, Orchestra Movie the Dark, i Magazine, le band di Manchester, di Liverpool, facevano delle copertine così. And here we have statue. No, it's not a statue. It's Greece. It's Athens. It's more than a statue, but no, I think this album began or what the journalists called sort of European electronic, and I think this picture. It's really, I mean, at the time in Britain, everyone was listening to the Jam and the Clash and even Mod, and I think this was taking us outside of the British scene, as we are now, or last year anyway, when it was all Britpop and Cool Britannia and Brit Eklund. We wanted to be in Naples, you know, to be, you know. Questo, dice, questo album è uscito nel periodo in Inghilterra, tutti ascoltavano i Jam, ascoltavano i Clash, eccetera. Noi volevamo uscire, difatti questo è il primo album di musica elettronica europea, volevamo uscire, con questa copertina ci siamo riusciti, come ad esempio l'anno scorso che c'era tutto il Britpop, poi hai detto anche Brit Eklund che in realtà è un'attrice, cioè tutta questa moda della Britannia, cioè noi abbiamo chiamato un album Napoli, Naples. In fact you had critics because you did this in Naples, you called it Naples, no? Probably. Yes, but it felt right to us. I mean, we were working in, actually, we should have called the album Capri, but everyone would have been jealous. So Naples was more realistic, and you know, we did the artwork there, and the whole album was done on the move. It was a journey throughout Europe, and the final step was in Naples, so in some ways it was like a postcard. This is where we are, here and now. L'album, dice, l'avremmo dovuto chiamare Capri, dice, però in realtà sarebbe stato ancora più geloso del fatto che l'abbiamo chiamato Napoli. In realtà l'album è stato un giro dell'Europa, difatti loro sono andati in vari studi, da Dublino, sono andati in vari studi, Parigi, Napoli, e dice, questo è come una cartolina, di quello di come eravamo. The American, you start. That's Charlie in his underpants. Charlie con nei mutandini, in mutandine, Charlie Burchill, ecco. Son of fascination and sister feelings call. Yes. Vedete, always strange covers, until this one that was very strange, this one, the cross, the heart, and yeah, this is, you were talking earlier about when we first came to Bologna, and yeah. It was on this tour. And I think on this album, well, it's the first album that the lineup Mel played, and Mel played on drums, and Derek Forbes, the combination was there. And I think on this album is when the band found our own sound. Up until then, I think our influences were still weighing heavy, but in this album, we knew that we were creating something a bit special, and it's still the sort of landmark album for Simple Minds. Questo allora praticamente è stato quello di cui parlava prima, quindi quando sono venuti a Bologna, eccetera, e dice che se prima c'è stato, i Simple Minds era ancora una band influenzata da altre cose, qui hanno trovato il loro sound. Difatti sono arrivati sia Mel che il bassista Forbes, si sono trovati insieme, poi c'era chiaramente Charlie e poi c'era Jim, quindi la band ha trovato quello che è il suo sound. We could choose one song from this to show a video. You don't like your videos, do you? Like, do you? You would have to be weird to like watching yourself. You'd have to be strange. I mean, Don't you think that would be very Hollywood? Dice che devi essere proprio matto per amare di rivedere te stesso. Don't you like your past? I'm very proud of it. I mean, it was us, and I think it's as good as anyone else's past. But I think with us, we've always enjoyed the moment. We've enjoyed the whole trip.
but we're so involved in the moment, engaged in the moment, and engaged in the future that when we are, you know, 70-year-old men with straw hats growing tomatoes in the garden, then we'll think about the past. That's hopefully that's still some time away. Allora gli ho detto, gli ho chiesto se vuol vedere un video di questi, lui ha detto, dice no, dice ma sei matto a riguardare il passato, dice magari, dice, quando avremo, siamo molto focalizzati sul presente, magari quando avremo 70 anni che coltiveremo i pomodori nel giardino, saremo vecchi, allora ci volteremo indietro per rivedere il passato. So we did a lot of research to have all your videos, so we don't use them. You can use them as long as we're not here. Yes, but I mean, you play you can, only. You can watch the videos. We'll go and look at Bologna, you know. And that has to be the bargain, you know. Allora dice li puoi usare i video, perché abbiamo fatto tutta una ricerca per avere tutti i video. Dice, quando noi non siamo qui, dice, ma visto che siamo qui, yes, you are here, but you only play 7 songs live. If you play more songs for me, we don't use videos. We prefer to have you live, but we prefer to have you live, of course. Yes, well, we'll come back. This is blackmail. This is it's so hard to watch your life passing by. You know, it's they say when you drown, if you drown, your whole life passes in front of you. I don't know how they know this, but that's what it feels like when you. When you look at these things, it's... And when you look at these things too? No, they're... It's great. Records are great, videos not. Videos are always... I have to be careful, because your job's video, but... No. You can. No, your job's life, it's true, but most, I mean... still the video is this extra thing. When you make the music, you're so into the sound and the melody, and you're in control. When it comes to the video, it just feels so, it feels something extra. It still feels something from the outside. And I think, as I said earlier, we're a live band. We make records, but the videos are, Charlie has this terminology, a necessary evil. Allora dice che i video sono un evil, una cosa diabolica necessaria, dice è il tuo lavoro, però i dischi sono ok, ma voltarsi indietro con i video no, non gli piacciono molto, dice noi siamo una band live, una band dal vivo. Io prima gli avevo detto voi suonate solo 7 brani, se ne suoneste, che sono tanti, però se ne suonaste di più noi non metteremo i video. Però possiamo fare una cosa, among all those videos, they are all live videos. Which are the one that you still like? Okay, we have Glitter Ball and War Babies, and they are the new one. But Promised You a Miracle. Speed Your Love. Hunter and Hunty, that someone somewhere in summertime was alive in a club. If it's live, it's okay. Sì, lo volete? They don't think that it's the past. They want to watch. No, and Alive and Kicking Live. I was no, you play live here better. Sweet in Bullet and Love Song. Oh, you are the one. Oh, I know you love the one in the elevator. You know the story that. No, I think then Virgin. No, we're with a different record company now. I can say this. Then Virgin used to do like 10 videos in a day. They would just say to all the bands, you're doing a video. And you would turn up and you would do whatever's what. Hey, steady on. So 10 video a day. So you turn up and we were like, wow, it's a video. I think the only video we had seen was Queen, Bohemian Rhapsody. We're doing this thing like Queen. The morning the morning of the video, I had this infection in my eye. Now anyone else would say, cancel, you can't do it. You have to do it. So I think I look like a boxer or something like that. I look like that anyway, but
Allora, a lui non piace minimamente questo video. Check the eye. A lui non piace minimamente questo video. E lui dice, la Virgin allora faceva 10 video in un giorno. Dice, noi quando ci hanno detto andiamo a fare un video tutto gasato, cavolo, l'unico video che avevamo visto era Bohemian Rhapsody dei Queen, avete presente le quattro facce, tutta quell'elaborazione, quindi tutto contento. La mattina lui aveva un'infezione in un occhio e chiunque avrebbe detto non la facciamo il video. Allora lui ha detto, dice, no, devi farlo. Quindi allora guardate l'occhio che ha l'infezione in un occhio. La cosa bella, so we are looking back laughing, it's better than looking back. No, it's always, it's of course, you know. Dice, meno male, dice, che c'erano due belle ragazze, dice, quindi, dice, noi eravamo tutti contenti perché c'erano due belle ragazze, questo è il... And music live now, a little bit more, or do you want to watch other things? No, I think maybe... No, we have a lot of things here, no, we have... I thought this was called Red Ronnie, not Torture Chamber. Ci credo si chiami Red Ronnie, non una cosa di tortura. You have now, you play now Glitter Ball, yeah, from Neapolis, yeah, and after Hypnotize from Good News from the Next World. Yeah. Okay. Okay. So, allora sul palco adesso, leave this microphone here. Dall'ultimo album Neapolis, il primo dove loro hanno messo praticamente le loro facce in copertina, d'altra parte l'ho detto, è come una cartolina del nostro percorso per fare questo disco che si è concluso in uno studio di Capri, quindi si fanno ancora le congratulazioni per il video. Yeah. Thanks Ronnie, I'm gonna find your videos. No, I have other things, if you want. Allora, Glitterball, da Neapolis, Simple Minds, live! Got to
Simple Minds. Simple Minds. Glitterball dall'album Neapolis. Jim, can you wait? That I have to go to head now and wait for a second. Questo era il brano Glitterball dall'album Neapolis. Ha trovato, c'è un sito dei suoi Simple Minds non ufficiale, che è www.reallinettalife.co.uk, cioè UK. E qui ci sono, maybe it's this one, the website that you said, in which are, because there are also there are the tickets of the gigs too. I think everything's on there, you know, and it seems to grow by the day. Ecco, guarda, lo mandano in onda, eccolo, vedi, ci sono, si dice, le cose aumentano, ecco, questi sono biglietti dei loro concerti anche, in questo, ecco, le foto tratte da locandine quando erano, eccole qui, cioè è pieno, cioè ci sono, vabbè, sono pieni di website, comunque anche questo c'è, che è www.reallinettalife.co.uk. E adesso, linea Firenze, ci vediamo fra un attimo qui con Help. Di nuovo Simple Minds dal vivo con il brano Hypnotized dall'album Good News from the Next World. Simple Minds live!
Simple Minds, dal vivo. Prima parlando con Charlie Burchill, abbiamo, mi ha detto che loro adesso abitano, lui abita a Dublino e anche Jim Kerr abita un po' a Dublino, fra l'altro hanno un amico che è Gavin Fry dei, dei Virgin Prunes, e quindi adesso io ho preparato al limite un video di Gavin Fry. Poi c'è una domanda di Joigle in chat che dice: io vorrei chiedere ai Simple Minds se pensano che il loro impegno politico, così come quello degli due, possa veramente servire a qualche cosa, visto che siamo alle porte di una vera unificazione europea e nessuno si pone il problema che l'Inghilterra abbia una situazione di Stato egemone nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonostante proposte di trattati di pace non rispettati. Jim, I know that you are living partly in Dublin now, and you were involved in political activities, Amnesty International, you played live, for example, Biko or Sun City, and there is a question that asks you, okay, you have this political involvement, what do you think of the fact that, that now we have all the states of Europe, not all, but a lot of the states of Europe united, and you still have England that has as a power on Ireland, in spite of, okay, there are treaties, peace treaties, but there is still this situation. And you are Scottish and you live in Dublin. And we're from Irish. You are from Irish? Yeah. Your roots are Irish? Yeah, Charlie also. So it's, again, it's like the way the world is a melting pot. No one, I think, in so many cases now, people have different links and different heritage, and that's, for me, going to be the way the modern world. And ideally, that's a great thing. I mean, I think it's good to cherish, you know, heritage, but at the same time now, you know, we've traveled for, you know, 20 years, and sure, we're Scots, first and foremost, but the next period of our lives, everything's been shaped by what we saw through traveling, you know, our best friends are from outside of Britain now, probably, you know, the way we think, the way we eat, the way, it's all shaped by much more global thoughts. So I think, I don't know, I mean, we are from Scotland, but we are, you know, citizens of the world, or whatever you want to call it, or yeah, and I can say that there's places that you feel good, and there's places that you feel great, and for our band, we've always felt great being outside of Britain. I mean, home is home, but wherever we were, whether it was Argentina, or South Africa, or Australia, or whatever, it's been a great, education is not the word, but experience, to see that basically people's concerns are the same, and you transcend all this nationalities and such. Loro hanno delle origini sono scozzesi, però hanno delle origini irlandesi, anche Charlie, e dice poi il fatto di aver viaggiato ha fatto sì che hanno amici dovunque, allora cambia il modo con cui pensi, il modo con cui mangi, e alla fine diventi più un cittadino del mondo, e alla fine la vita loro è molto più fuori dall'Inghilterra, trascende da un fatto di nazionalità, si va oltre ad un fatto di nazionalità, questo grazie alla musica. Comunque, I know that you know very well Gavin Friday. Yeah, a lot of we know some of the Dubliners, some of the great musicians that have come out of Dublin. It's a place we went to work originally, and again, it was one of these places that felt like home. But did you start this record, Neapolis, in Dublin? Or No, we started in Scotland. In Scotland? But we also worked in Dublin, in Germany. Yeah, but Germany. How was the trip? Scotland first? Yes. After? London. Dublin, Paris, some in Belgium. I mean, it was all over. And Capri. Holland and Capri.
Allora il disco è cominciato in Scozia, poi è andato a finire a Londra, poi dopo sono andati a Dublino, poi dopo sono andati a Parigi, poi in Belgio, poi l'hanno finito in qualche parte in Olanda, anche in Olanda, Charlie, anche in Olanda. Sì, abbiamo lavorato dappertutto in Europa. Perché? Perché è molto interessante quando cambi, c'è diverse idee e altre diverse... Una cambia molto... È molto buono, specialmente quando un disco, per noi è un anno di lavoro per fare un disco, allora si deve cambiare, diventa troppo... Ma voi siete irlandesi allora? Tu sei irlandese? No, i nostri genitori erano, per esempio la nonna del nonno di Jim, anche di mio, erano irlandesi, ma sono andato a Scozia per lavoro. Allora, siamo origini irlandesi, anche Derek. Allora, Oh no, he said you're Irish. You are Irish too. He says no. Mel's Irish. Yeah, Irish. Are you Irish? I'm from London. No, you are right there. You are from Irish. No, I'm not Irish, no. I'm originally from London. Originally from London? Yes, but the roots, London. The ancient the roots. Could be, the roots could be Irish, but I don't know about that. Gli ha detto, io sono di Londra. Dico, sì, ma le radici dice, potrebbero essere irlandesi. Gli ha detto, Gavin Friday, lui si è stupito che sia venuto in uno spettacolo, perché lui non fa televisione, d'altra parte la televisione non prende in considerazione Gavin Friday, e ha confermato quello che Gavin Friday, poi quello che io sapevo, cioè che Gavin Friday un po' è, lui dice, il mentor, è la persona che sta dietro gli U2, cioè che è l'ispiratore. Gli U2 prendono molte ispirazioni dai Virgin Prunes, da Gavin Friday, da Googie, che sono loro amici in Dublino. E visto che stiamo parlando dell'Irlanda, hanno deciso di fare un fuori programma, cioè di fare un brano dei Simple Minds fantastico. Qual è? Esatto. Simple Minds, Belfast Child. So they're gonna pull me off
You know what's happening there, Ronnie? Stan Tippins, our tour manager, he's telling us that Rangers are getting beat 1-0, which means they got beat. So if Celtic win tomorrow, we're the champions. So you think we're here playing music, but we're actually listening to the football. Allora, il Celtic ha vinto la Coppa, ha vinto 1-0, il modo migliore per uscire da questa is the best way to go out from this atmosphere, just to go, otherwise we because just but there's only one thing, he tells lies. dice che lui dice le bugie. Finished. Celtic won. Rangers lost. So if Celtic win tomorrow then. Yeah. Allora i Rangers hanno perso, insomma, sono cose loro che non capisco, però è il loro campionato, il loro cosa di football. Yes, but why did you write Belfast Child? I think you know, as you said, it's it was a British, you know, scenario, but in Britain very few people really, apart from reading it in the newspapers, very few people had anything to say. And you know, at some time, if you're going to write, you want to write about the issues, the world that you know surrounds you. And I said to you earlier, my own people, they came from the north of Ireland, so it was bound to come out in the music at some point. To give information to young people. Well, to offer in a small way. Your music doesn't change anything itself. Doesn't change anything, music. No, people change things. Music maybe helps to galvanize. Yeah. But music doesn't change anything. It can help. Allora lui ha scritto Belfast Child per dice vedi questo è uno scenario inglese, ciò che succede a Belfast, ciò che è successo a Belfast, però pochi lo conoscono, sì, leggono un po' i giornali, però era le nostre radici, come ti ho detto prima, dice vengono dall'Irlanda, quindi volevamo dire qualcosa. E io ho detto
per dare informazioni? Dice no, non per dare informazioni, dice la musica non cambia niente. Dico come la musica non cambia niente? Dice no, sono le persone che cambiano le cose. La musica può galvanizzare le persone, ma sono le persone che cambiano le cose. Dal vivo in See the Lights, Simple Minds. Thank you.
Tu c'hai dei biglietti. Biglietti del loro tour dell'89 e del 91. Sì, Roma 89 al Palaeur, ero piccolino, 16 anni. Io sono di Foggia, mi avviavo a Roma, Modena, mio fratello, comunque una bella esperienza. Adesso andrei a vederle anche in questo tour che ci sarà. Fra l'altro, io voglio sapere, mi hanno detto che c'è una ragazza che ha visto tantissimi loro concerti, è possibile? Chi è? Tu, quanti, vieni con me, quanti concerti, vieni con me, quanti concerti dei Simple Minds hai visto? Ma no, ne avrò visti, non so, una decina. Che decina, no, quanti ne hai visti? Ah, sul serio. 10 concerti dei Simple Minds? Sì. C'è qualcuno che ne ha visti di più? Vince lei allora? Come lei, quanti ne hai visti tu? Noi due ne abbiamo visti circa 150. Scusa? Cosa? Circa 150. 150 concerti. Abbiamo seguito due tour, quello dell'89 e quello del 91, non lo volevamo dire comunque. Siete andati dovunque? Sì. In tutto il mondo? In Europa, in Europa. Solo in Europa. Voi due? Sì. Allora venite qui, hanno vinto loro 150 a 10. Venite qui. No, perché... vi voglio regalare una murrina VIP e quindi venite. Perché non lo volevi dire? È imbarazzante. Cioè, perché è imbarazzante? È imbarazzante perché poi vieni preso, cioè vieni preso in trasmissione. Vabbè, scusa. No. Comunque siamo orgogliosissimi, 150 concerti e siamo ancora qui e siamo felicissimi di essere qui. 150 Simple Minds gig. Più di quelli che hanno fatto loro, più di quelli che hanno seguito loro. Due tour, poi 50 in più, 50 in meno, sinceramente non lo so. Sono due tour, 6 mesi di concerti. E qual è stata la data più bella? Quella che ricordate più bella di tutti questi concerti? La data più bella... Dunque, bellissimo Wembley Stadium nell'89 con 100.000 persone. 100.000? Sì, 100.000 persone. Bellissimo il concerto. Vieni anche tu, Wembley Stadium, vieni anche tu, ecco, anche lei c'era al Wembley Stadium. Sì, è stato bellissimo. 100.000 persone. Sì, è stato fantastico, veramente, eccezionale. E un altro concerto bellissimo fu a Costanza nell'89 con gli... If they've been to all these concerts then I think they must know the words to the songs. Le parole delle canzoni. Most of the songs. Maybe we can have some background vocals for a live in the three. Jim, we have been searching work for years. Come on. Ha detto che potete fare da coro sul palco, che conosce le parole delle canzoni. Quale canzone? Intanto posso regalarvi la Morina VIP? Vieni anche tu, guarda, ne regalo tre. Scegliete un colore o una Morina VIP o un Saturnino VIP. Ne do via tre oggi. Sono fatti da Polesi. Tu scegli bianco, una Morina VIP. Tu cosa scegli? Il Saturnino o la Morina? Sono fabbricati da Polesi di Napoli. Una Morina verde. E tu? Questa. Una Morina verde. Ecco, prendete anche il laccetto. Questo è un omaggio di Polesi che fabbrica le Morine VIP e i Saturnini VIP in maniera artigianale a Napoli. Prendete, ecco. E sono in pietre e in oro. Ok. E adesso noi, anche te perché c'eri anche te al Wembley Stadium, e adesso noi andiamo, vi ricordo che a proposito di tutti questi concerti, i Simple Minds saranno il 30 maggio a Pesaro, inizieranno il tour italiano, poi andranno a Trieste il 31 maggio, a Biella il 1 giugno e a Milano il 2 giugno, poi il 10 giugno a Napoli, a Pescara il 12, il 13 a Bassano, il 14 a Bologna e chissà che non riusciamo a riportarli qui ad Elp. Questo è il tour che faranno con un italiano, Valerio Iovine, come supporter e con anche un altro gruppo che è già stato sia a Elp che a Roxy Bar, sto parlando dei Catherine Wheel. Adesso, da un album, Sparkling in the Rain, c'è un brano che fanno dal vivo... credo che si chiami Waterfront, lo conoscete? Simple Minds, dal vivo, Waterfront.
Waterfront, Simple Minds. E c'è una copertina tra le, quelle che hanno fatto, fra l'altro mi diceva Monica che lei è grafica, si intende, chi ha fatto queste copertine? Mike Haggerty, non so come si pronuncia, se ho scritto Haggerty con l'H davanti, Mike Haggerty, che è un grafico famosissimo e ha fatto anche copertina David Bowie. Ok, questo è, e c'è una copertina bellissima, There is a fantastic cover of a fantastic song. Io la metto dietro e il brano in questione è, non si vede molto bene perché non rende il dorato, no, è meglio mettere quest'altra di Haggerty, sempre Simple Minds Live, perché c'è un brano adesso con cui si congedano oggi da noi, che è un brano straordinario, che ecco, sto parlando di Alive and Kicking. Simple Minds, Alive and Kicking! Thank you.
Van Kicking, Simple Minds, Simple Minds dal vivo. E i Simple Minds saranno in Italia, cominceranno il tour il 30 maggio. Sono molto legati all'Italia, hanno fatto un album che si chiama Neapolis, con il nome della città di Napoli. E sono una band straordinaria dal vivo. Sicuramente chiederò loro di inserire uno dei loro brani nelle prossime compilation che faremo. Queste sono le compilation, mi sono anche dimenticato di dirlo oggi mi sono dimenticato di fare tutto. Queste sono le compilation di Roxy Barra di Help, e in futuro, nelle prossime che faremo, ci saranno sicuramente anche i Simple Minds. Simple Minds, Live and Kicking. E mentre tutti sono in piedi per applaudire, noi terminiamo questo Help di oggi con un brano dei Simple Minds dal vivo, un video dei Simple Minds, Don't You, e noi ci lasciamo con Don't You, Simple Minds, grazie. Everyone who remembers the summer of 1985, from the radio station it's called Don't You Forget About Me. Take us apart and put us back together at heart.
as you want.